Benvenuti nel mio nuovo video. Oggi faremo il tagliando a una Fiat Panda 1200, motore benzina, motore Fire, e andiamo a vedere un po' tutti i vari lavoretti che sono da effettuare. Andremo a effettuare cambio olio. Io adotterò un compressore automatico praticamente, e questa è un'operazione, per essere più pignoli sarebbe da svitare il tappo della coppa dell'olio sotto, ma per sicurezza, diciamo, perché non tutti comunque hanno un ponte come in un'officina vera e propria, onde rischiare, io utilizzo questo compressore automatico. Io consiglio ogni 2-3 tagliandi fatti in questa maniera di farne uno invece aprendo la coppa dell'olio da sotto, in modo che la sporcizia che rimane nel fondo si riesca ad eliminare del tutto. Comunque vi ricordo che abbiamo anche un filtro olio, quindi se c'è un briciolo di residuo non succede niente, abbiamo il filtro olio apposta, quindi è così. Io utilizzo un vecchio contenitore di olio per metterci quello esausto, diciamo, così lo possiamo buttare. Utilizziamo questo vuoto. Riposizioniamo, dopo aver estratto l'olio, la sua stecca, quella che va a misurare l'altezza del livello dell'olio, e adesso andiamo a togliere il filtro dell'olio vecchio e sostituiamo con quello nuovo.
benza piuttosto olio. Pensiamo che viene giù, eh. Mettilo dentro la, la cassetta. Devo farlo vedere. Filtro olio vecchio. Mm-hmm. Adesso andremo a dare una pulita sotto dove abbiamo tolto il filtro vecchio dell'olio e puliamo bene la sua sede per attaccare il filtro nuovo. Mi raccomando, si dà sempre una pulita perché consigliano sempre, in modo da far aderire meglio la guarnizione del filtro nuovo. Andremo a mettere un po' di olio nuovo dentro al nostro filtro nuovo e lo riempiamo un pochettino e poi con un dito, sempre con l'olio, andiamo a mettergli un po' e lo andiamo a bagnare un pochettino qui nella guarnizione, poi lo andiamo a montare.
cambiato filtro olio e sostituito olio motore, adesso andremo a sostituire filtro aria motore e filtro abitacolo.